Buona domenica, amici, amici di Facebook, buona domenica, amici delle mie stelle, delle vostre stelle soprattutto. Come l'altra volta facciamo un controllo voce perché ultimamente ci sono stati dei problemi di audio, quindi ecco, aspetto di sapere prima di fare l'oroscopo della settimana che va dal 16 al 22, aspetto di sapere così un vostro commento se ascoltate la mia voce. Nel frattempo, qui io sono in Campania, sono a Napoli, è iniziato il lockdown in Campania, in Toscana, con tutta l'Italia è giallorossa. E quindi un abbraccio particolare a tutti quelli che stanno soprattutto soffrendo sul piano sia chiaramente della salute che su quello economico. Quindi un abbraccio a quelle poche strutture commerciali che sono state penalizzate. Bar, ristoranti, che poi alla fine stanno tutti aperti tranne i bar, i ristoranti, i negozi di abbigliamento e le calzature che già avevano pochi clienti, quindi non capisco quali assembramenti potevano avere nei loro locali. Sono aperte le tabaccherie perché chiaramente lo Stato deve vendere il suo veleno e non fa niente se ci stanno veramente gli assembramenti fuori. Comunque niente, c'è una certa confusione sia nelle decisioni, nella gestione delle notizie. Dispiace perché poi soprattutto qui al sud, al di là che ci stanno le casse integrazioni che non arrivano, ma qui al sud c'è una marea di persone, oltre ai disoccupati, che lavorava così che non era messa a posto praticamente con il lavoro, al di là dei precari. Quindi veramente. Veramente fa rabbia pensare che in questi mesi, dal primo lockdown adesso, non si siano fatte costruite più bombole d'ossigeno, si sia pensato a segare i banchi. Vabbè, comunque niente, non voglio entrare nelle sole polemiche, volevo sapere se si sente, si ascolta. Quindi mi dicono tutto ok praticamente. Si sente tutto ok, quindi posso andare all'oroscopo, alle stelle che sono meno polemiche e anche più fiducione. Questo è l'oroscopo che va dal 16 al 22 novembre, sempre con il mio augurio stellare e partendo sempre dal segno dell'Ariete, sempre consigliandovi di ascoltare anche se lo conoscete il segno del vostro ascendente perché può diventare molto importante con il passare degli anni. Comunque all'Ariete voglio far sapere che se qualcosa deve succedere potrebbe accadere proprio adesso. Infatti tieniti pronto, è molto infatti che stai aspettando e sei diventato chiaramente, già come segno lo sei, comunque ancora più impaziente. Occhio però che in amore il terreno è ancora un po' minato con Venere sempre opposto, magari quindi se c'è qualcosa di stonato nel tuo rapporto di coppia, tu lascialo andare, anche perché un po' di fatalismo non guasta quando magari rischi anche di incontrare la tua anima gemella. Nel pratico, invece, le tue idee, cioè le buone idee, non mancano, ma devi essere molto concentrato ed evitare per ora strade nuove, dubbi, anche perché probabilmente hai ancora delle difficoltà economiche e burocratiche. Infine, sempre buona l'energia, ma per fare il salto di qualità, tra non molto, probabilmente dovrai essere, diciamo, pronto a tutto, anche se si tratta di stravolgere qualche situazione. Per il Toro invece dico che sei in una settimana in cui c'è sempre tanta voglia di fare, magari di svoltare una volta per tutte, ma anche tanta ansia e confusione. Quindi attento ai passi falsi, con un cielo che può spingere a fidarsi ed esporsi troppo. Con Mercurio opposto, infatti, ora bisogna andare solo sul sicuro o comunque non devi fare solo di testa tua. In amore, invece, l'equilibrio degli opposti a volte funziona, soprattutto se ora hai capito che le possibili crisi d'amore sono dipese anche dalla tua poca disponibilità. Ma mi chiedo e ti chiedo, lo hai capito davvero? Infine, come forma fisica è ancora con alti e bassi, ma devi anche cercare di essere più presenti a te stesso, altrimenti, oltre al mal di gola, io sono Toro, vedete che la proteggo sempre, diventi anche vago o semmai incoerente. Speriamo che non succeda a me, perché chiaramente con gli oroscopi sarebbe un casino. Bevo perché la mia gola ha bisogno sempre di essere alimentata.
Ed eccoci all'elemento aria del segno dei gemelli, che è sotto un cielo che ti pone ancora tra le belle e i belli del reame, con magari la tua simpatia che può anche ammortizzare le difficoltà generali del momento. In amore, quindi, i tempi autunnali ti cominciano a piacere e in arrivo coccole intense dal cielo con la luce autunnale che compone, magari con i suoi morbidi riflessi, un bel sorriso sul tuo volto. Sul lavoro e per il lavoro, poi, anche se Mercurio è più distratto, non ti puoi lamentare troppo, soprattutto se valuti le cose in prospettiva di quello che dovrà accadere. Ciò detto, però, devi impegnarti di più, cercando magari di concentrare le energie in un unico obiettivo primario, per ora. Per la forma fisica, infine, Marte è ottimo ed eroticamente complice, e Venere ti rende affascinante come non mai, e quindi la salute ne gode di conseguenza. E passiamo al segno d'acqua del Cancro, che sotto un cielo ora lucido e proficuo per le idee e le opportunità di lavoro, chiaramente nelle difficoltà del momento, ma ostile per l'amore, in un periodo magari da vuoti d'amore o, se non sei single, tendente al bollino rosso litigio, occhio da mercoledì, soprattutto mercoledì e giovedì. E tuttora può anche essere male interpretato o amplificato in negativo. Mercurio però ti dà idee vincenti e un cielo giusto per varcare nuove porte, anche se non devi ancora esporti troppo in spese o in investimenti a rischio, perché nell'insieme sei ancora in un periodo ad alta imprevedibilità ed ogni spesa, energia e discussione risparmiata è guadagnata, è un guadagno. Come forma fisica, infine, sei sempre in una fase di alti e bassi, con i bassi amplificati magari dalle ansie cupidose, anche perché oltre ai soldi avresti bisogno pure di più amore e di maggiori certezze. Ed eccoci all'elemento fuoco con il segno del leone, che in un periodo di luce e ombre, ma di certo pure con grosse probabilità di emozione, in molti casi anche con la possibilità di qualche romantica o sensuale sorpresa speciale. E se l'amore è, e se l'amore eh, se in amore hai ancora il cielo per soddisfare il tuo bisogno di tuo bisogno proprio di sentimento, ma anche di protagonismo, è probabile che tu sia più tranquillo ed equilibrato per gestire meglio anche qualche ostacolo pratico. Possibili battibecchi però in famiglia o con un familiare o con qualche collaboratore di lavoro, o improbabile aumento le ansie per difficoltà e intoppi sul lavoro, anche perché con il Mercurio ostile le idee sono poco chiare e sono anche molto probabili le difficoltà pratiche e i possibili contrasti con chi magari sul lavoro pretende sempre di aver ragione oppure ha un'opinione diversa dalla tua. Infine, per la salute l'energia non manca di certo, ma con il sole ostile devi cercare di evitare gli eccessi sia mentali che fisici. E passiamo ora al segno di terra della Vergine, in una settimana che lo protegge con il supporto del sole, Mercurio e Giove complici, e quindi con più ottimismo, lucidità e magari anche fortuna. E con un cielo che ti dice che tutto può nelle relazioni, e soprattutto sul lavoro e in quelle di lavoro, diventare più gestibile e fluido, anche perché probabilmente in testa hai già tutto quello che devi dire o devi fare. Il settore amore, invece, seguendo la scia di ottobre, è discreto e ogni tanto però sarebbe meglio spegnere la mente per far parlare solo il cuore. Il partner, infatti, potrebbe essere stanco di dover discutere ogni cosa. Infine, per la salute, nessun ci penserò, vedrò, ti farò sapere. Il sole, infatti, ti vuol far stare in forma, ma vuole anche un maggiore tuo impegno. E torniamo all'elemento aria con il segno della Bilancia, che oltre al fascino al top, ha nel cielo anche i primi segnali di distensione, con magari motivi di attrito dimenticati, in calo o almeno accantonati. O ti viene concesso altro tempo prezioso per mettere a posto una situazione. Soprattutto in amore, comunque, con Venere sempre nel segno va in genere decisamente meglio. Il rapporto di coppia, infatti, sembra aver ritrovato un certo dialogo dopo un momento di insofferenza o di chiusura. O, se sei single, sempre possibile un incontro interessante, emozionante
e non banale. Nel pratico, invece, per i soldi che ancora mancano, piangere sul latte versato è inutile, ma un pizzico di furbizia potrebbe comunque aiutarti a recuperare qualcosa che non è del tutto perduta. Infine, per la salute, occhio sempre agli eccessi e cerca di scrollare dalla mente i pensieri fissi legati al passato. Ed eccoci al segno d'acqua dello Scorpione, e ripeto la mia solita bevutina. Segno dello Scorpione che è negli ultimi giorni del suo segno, e quindi in generale ancora all'insegna del buon umore, della buona forma e dell'ottimismo di base. A conferma che i buoni affari o le gratificazioni pratiche non si faranno attendere nemmeno in questi giorni. E infatti, con Mercurio nel segno e il benefico Giove che ti sorride sempre, devi ora puntare al massimo sulle tue intuizioni e i tuoi progetti. In campo sentimentale, invece, partendo dal fatto che in genere anche l'amore più complicato alla fine si può piegare alle regole della ragione e del buon senso, cerca di lavorare di più sul tuo modo di approcciarti adesso, anche perché sempre in genere tu non accetti mezze misure, quindi non ti pieghi, ma limiti, spezzi o ti spezzi. E torniamo all'elemento fuoco con il segno del Sagittario, che in giorni che precedono la tua stagione di compleanno, e quindi in un autunno meno ostacolato e anche più emozionante. E finalmente, più libero da vecchie paure, puoi tornare a mettere in gioco il tuo cuore e a fare anche progetti d'amore. Infatti, con Venere e Marte complici, sei in giorni in cui ti puoi togliere del tutto le armature e i filtri, libero di stare in sintonia con il partner o di fare strage di cuori con un fascino irresistibile. Sul lavoro invece devi ancora rimboccarti le maniche, ma si intensificano le iniziative celesti che ti aiuteranno a migliorare anche nelle difficoltà. Infine, per la forma fisica hai un'ottima energia ed anche una salutare autostima in crescita. Ed eccoci al segno di terra del Capricorno, che entra in una settimana ottima finalmente per il lavoro, anche se in amore c'è invece da troppi giorni un'inversione di tendenza che toglie armonia affettiva. E magari stressa pure di pensare alle difficoltà per cercare di riequilibrarle, magari hai fatto finta di non vedere, eppure sono molti gli atteggiamenti del partner che ti hanno disturbato parecchio. Decisamente meglio sul lavoro, anche se c'è da dire ancora che se son rose fioriranno, ma di certo ora la lucidità è tornata, gli ostacoli sono diminuiti e come volontà non sei più disposto ad aspettare nemmeno un giorno. Infine, per la salute, sappi che l'energia ancora è in calo o da equilibrare. Il tutto con un'andatura troppo lenta o troppo veloce e con il problema che ancora non riesci ad ingranare la velocità giusta. E torniamo all'elemento aria con il segno dell'acquario, in una settimana in cui l'amore ti dà sempre un fascino da podio, ma che sul lavoro c'è ora un trend invece da frenata brusca, con il quotidiano che si può complicare a causa di eventi inattesi che intralciano i tuoi programmi o appunto con questo lockdown. Anche perché ora hai idee più confuse, sono prevedibili pure il ritardo, gli imprevisti sui viaggi o qualche ostacolo lavorativo inatteso. Mi raccomando, le autocertificazioni. In amore però in compenso Venere e Marte ti sorridono e ti dicono che l'amore adesso può essere molto sensuale e il periodo va bene anche se vuoi costruire qualcosa di speciale e soprattutto di duraturo. Infine, come forma fisica, l'energia c'è, ma probabilmente sei poco costante nel volerti prendere cura di te, mentre certe buone abitudini vanno invece rispettate o ripristinate. E infine concludo come al solito con l'acqua del segno dei pesci, che in giorni di sensibile ripresa, in cui un sorriso, una nuova amicizia e magari anche un inizio di una nuova emozione con un flirt possono colorare il tuo autunno. E anche la mente è creativa e vincente con intuizioni felici e nonostante la crisi sei in un periodo pieno di possibili soddisfazioni sia lavorative che economiche oppure con buoni progetti che potrebbero poi decollare. Se hai qualche buona idea quindi non tenerla nel cassetto. In amore poi anche se è un settore ancora in fase ni,
per il fatto che ora sei più lucido, magari sei anche più consapevole dei troppi errori fatti e puoi quindi incominciare a fare davvero tesoro delle esperienze, anche se soprattutto in amore sei pure abbastanza folle da sapere che ci ricadrai ancora. Infine, per la salute, essendo sotto un cielo da migliore forma fisica e migliore lucidità, le cose possono andare molto meglio. Ed eccoci arrivati alla fine del nostro incontro settimanale e ringraziandovi per l'attenzione, sappiate che chiunque mi volesse contattare per un vero oroscopo, quello personalizzato, può farlo scrivendomi qui o sul mio account di Facebook Riccardo Sorrentino Riccardo Tris e Sorrentino Riccardo 4. Un ciao a tutti, buona domenica. Se dovete restare in casa, abbracciatevi, amatevi. Vi voglio bene, un ciao a tutti, alla prossima!